Allora, ciao a tutti, questa qui è la nostra seconda puntata di questo podcast celebrativo che vuole celebrare i nostri 10 anni di attività e cerca di coinvolgere le persone che nella nostra attività, nel nostro modo di essere o di fare o di pensare sono più, insomma, hanno avuto qualcosa con noi, insomma, in particolare, si è intrecciato qualcosa, qualche storia, qualche emozione particolare. E quindi, insomma, devo dire su a Davide subito, perché lui doveva essere la prima puntata, invece per impegni lavorativi mi ha fatto scalare ed è diventata la seconda. Un po' mi dispiace, se così si può dire, perché con Davide, insomma, volevo essere quello, la prima puntata, perché Davide è l'ispiratore ufficiale di Virtuale. questo podcast che nasce su una sua segnalazione. Allora, è partito tutto da Samuele Bersani, giusto Davide? Ti Giusto? ricordi? Da Come Samuele Bersani, Davide mi ha consigliato di ascoltarlo in un podcast di due ragazzi romani che l'hanno intervistato e da lì io mi sono un po' preso via e quindi ho chiesto a Davide di partecipare al nostro podcast. Quindi a Davide, Decore. Decore Podcast, sì, facciamo pubblicità perché è veramente qualcosa di carino, insomma, se volete vederlo è molto bello. Quindi a Davide chiediamo come fanno in Decore Podcast. Iniziano chiedendo, anzi dicendo com'è la definizione su Wikipedia. Però noi qui Wikipedia non ce l'abbiamo perché siamo personaggi non troppo famosi. E quindi a Davide chiedo come si definirebbe se fosse su Wikipedia, quindi l'autodescrizione di Davide. Ciao. Quando è nato? Oppure qual è la sua carriera o quello che insomma ha rappresentato e ha fatto fino adesso, perché Wikipedia è contemporaneo e poi aggiunge. Quindi prego Davide, come ti definiresti? La cosa più difficile del mondo. La cosa più difficile del mondo è definirmi. Sono abbastanza allenato a definire gli altri, in quello mi riesce molto bene. È un bel problema perché considerate che, cioè considera che stai parlando con un grafico che non ha un sito, credo Già, sia questo già penso una sia. definizione, se vogliamo. Questa è una bella Ecco, chicca. Per esatto. Ma scelta. sì, per scelta, per scelta, per scelta. Per cui io sono dietro Wikipedia, non mi troverete mai e anche se fossi un personaggio famoso probabilmente non alimenterei il mio profilo. Se dovesse definirmi, appassionato di musica, Confermo. un grafico, nella vita professionale mi occupo di comunicazione, sono un padre di due creature, un lettore di biografie assiduo, grande amante del cinema, amante delle birre e poi non saprei cos'altro aggiungere. Domanda tosta, però come Perché inizio? hai scelto di non avere un sito, di andare contro una regola che per oggi per tanti è diventata la normalità, cioè qualsiasi persona cerca di dare lustro alla sua bellezza, anche chi non fa arti grafiche o anche per lavori che uno magari non avrebbe così bisogno. Tu invece che dovresti averne magari parlando da fuori, no? Più bisogno di Certo. tutti. Questa scelta controcorrente, che a me chiaramente piace molto, però spiegarla, cioè qual è il motivo che ti dice che stai facendo bene a fare questa scelta? Se sta facendo bene non te lo so dire. Io lo sto facendo perché viviamo un'epoca in cui l'apparire ad ogni costo, l'apparire diventa in un certo senso più importante del contenuto. Un sito web di una persona che si occupa di comunicazione, perché secondo me, nel mio caso, non l'ho mai fatto, perché non esiste niente che io possa aver fatto che possa in qualche modo essere di ispirazione a un ipotetico
fruitore, un cliente, a Matteo, sì, sì. A Matteo non troverai mai qualcosa che ti possa, come posso dire, che possa essere utile per la tua attività, no? Per il tuo essere. Sì. Il mio sito è quello che io ti farò domani, non esiste. Da lì in poi, quando ci si inizia a parlare, insomma, esatto. E vedere una cosa in comune. Esatto, esatto, per cui è come una pagina bianca che sì. si riempie sì. di volta in volta. Sì. Ho provato, ne ho fatti in passato, ho fatto delle bozze, delle... Sì. però... Andavi fuori dal tuo modo di essere, esatto. Quindi non ti vedevi pienamente a fuoco. Non mi vedevo per niente a fuoco. E quindi sei tornato a fuoco con questa scelta. Esatto. Mi sento perfettamente a mio agio. Questo è un bellissimo, un pensiero fantastico e che come padre stai cercando di trasmettere ai tuoi figli, penso questo insomma, se fa parte di te sicuramente, e, nello sport di adesso, questo pensiero qui, sai che ne abbiamo parlato tante volte, certo. del fatto che la comunicazione è cambiata tantissimo. La sostanza degli allenatori che furono si è tramutata in comunicazione, no? Certo. Quindi quando hai avuto l'esperienza a contatto diretto era una cosa che avevi preso come priorità più non so di altre cose, cioè nel senso che volevi che i tuoi allenatori fossero fatti più in un modo rispetto che un altro, sei riuscito a cercare di trasmettere questa cosa qua nel breve periodo che hai passato sui campi. Hai fatto veramente fatica, sei andato contro una montagna troppo grande. Allora, non ci sono riuscito, mm-hmm. non ci sono riuscito anche perché era un'esperienza che ho fatto da dilettante. Sono entrato in, forse anche con un po' di ingenuità in un mondo dove ho dato per scontato i valori umani. I valori umani li davo per scontati soprattutto in quelle figure che dovrebbero essere educare, prime, dovrebbero secondo... dare un esempio, dovrebbero essere del campo. Non sono riuscito ad incidere perché ho trovato la non voglia di recepire alcuni concetti, alcuni passaggi sotto questo profilo, questa chiave. Esatto. E quando li trovi, quando li ho trovati, era sempre o quasi sempre per convenienza, non perché ci fosse una condivisione certo. di certi valori. È stata un'esperienza che mi ha fatto capire che anch'io probabilmente andando ben ancorato sono entrato con un po' di ingenuità forse. Io è un mondo molto ancorato. Ha dei valori che forse si stanno perdendo. Dissuadendo un pochino. Sì, credo di sì. Anch'io sai che ho avuto questa esperienza anch'io mm-hmm. e ho visto appunto questa difficoltà no, nel nuovo, sai quando il nuovo spaventa, no? Certo, certo. Il nuovo spaventa, la comfort zone nel mondo dello sport, nel calcio in particolare, è il risultato, no? Quando uno vince sai che è sempre bravo e questa cosa qua alla lunga mi ha un pochino ammazzato perché insomma io pensavo che facendo solo formatore alla fine venissero a galla dei valori in maniera più evidente, insomma più veloce, invece queste cose rimangono nel tempo perché comunque ci sono delle soddisfazioni incredibili dopo che la carriera finisce, nel senso che insomma mi ritrovo a parlare con molto piacere di queste cose e dopo, soprattutto dopo, no? Però insomma anche lì non bisogna andare nella nostalgia, secondo me. No, è pericoloso. Quindi può essere tossica. Hai nostalgia? No. Torneresti indietro? No. Hai dato tutto te stesso? Non tutto, però avrei ancora un sacco di cose da dare. Okay. C'è un periodo che era durato, cos'era? Due anni, giusti? Due anni, sì, più o meno due anni. Ok, e
quando è stato il momento che tu hai detto lo voglio fare? Cioè, torna un po' indietro, non so, come hai fatto a convincerti di fare una cosa così grande? Perché comunque avere una responsabilità di un sacco di ragazzi, corredata da famiglie, allenatori, dirigenti, comune, enti, tutte quelle cose lì, cioè sei andato dentro in una cosa molto grande, molto, cioè, molto complessa, perché comunque hai avuto a che fare con tantissime persone, no? Giusto? Sì. Quando è stato il momento chiave che ha detto lo faccio? Quando, quando ho visto all'opera un ragazzo, un allenatore, ho visto il modo con cui si muoveva, si districava e si è accesa una luce che è una luce che vedevo in altri contesti, non l'ho mai vista almeno qua, nella bassa mantovana. Sì. E lì ho capito che hai voglia c'è una possibilità, ci provo, si può fare. Non è stata una grande responsabilità, nel senso che quando almeno io quando ho una sfida, uno stimolo, la responsabilità passa in secondo piano. La responsabilità non c'è più, cioè c'è nel senso che diventa uno stimolo ulteriore per fare sempre meglio, sì. Ma non diventa, spesso volentieri nello sport, quando figure che rappresentano anche a livello istituzionale e burocratico delle associazioni, no? La responsabilità viene interpretata come accezione negativa. Sì. In realtà non è una cosa negativa la responsabilità. Cioè io sono responsabile, sì, di quello che faccio. Sì, sì. E quindi io... Devi dare il meglio di te stesso per non avere poi rimpianti. O è una sfigata pazzesca la responsabilità. Ah, perché sì, sei tu che sei responsabile di quello che fai. Hai dato una lettura che sinceramente mi sta facendo pensare, perché... magari quando sei un po' più giovane questa cosa non ci arrivi, cioè questa cosa è una cosa che la fai e anche, non so, la prendi di petto e te ne freghi un po' perché pensi che quello che dici tu sia sempre quello un po' che sia giusto, no? Invece da come la leggi tu, questa cosa qui è una cosa che insomma c'è da tirar fuori molto di più, umanamente. Può anche diventare un'opportunità a livello umano. Sì, sì, quello sì, assolutamente. Io... Infatti volevo spiegarmi meglio, non ci sono riuscito, ma adesso mi hai colto quello che è una grande opportunità, quello che stai dicendo. E quindi ti sei sentito comunque crescere. È stata una grande crescita. Io ho iniziato a seguire il calcio in particolare come genitore, sì, no? Uno ha il figlio che gioca. Come iniziano in tanti. Esatto, inizia così. Sì. E come mollano in tanti, dopo che il figlio smette, no? Esatto. Invece poi tu, dopo tanti mollano perché conoscono i genitori, però altro. Ho iniziato col mettermi in ascolto, no? Sì. Osservare le dinamiche, sì, guardare, capire. Super tecnica, grande. E quando fai un percorso di questo tipo, l'ascolto che tu hai ricavato, cioè lo metti come tuo bagaglio personale e cerchi di metterlo a disposizione degli altri, però è difficile nel calcio perché tutti, come tu sai benissimo, guardano un po', sanno già tutto. No? Sì, quello, okay? Sì, c'è un po' di... Bene. E poi fondamentalmente non hanno una cognizione di causa, direi poter... una vocazione al bene comune, no? Cioè lo sport, io quando mi sono affacciato a questo mondo l'ho pensato e l'ho vissuto soprattutto per i ragazzi, no? Cioè il focus era quello. Sì. Quando ho capito che poteva fare bene alle persone, sì, ai ragazzi, ai bambini, alle bambine, sì, addirittura a un certo punto, forse anche un po' ingenuamente, ho pensato può contribuire a far diventare anche dei cittadini migliori, sì,
più consapevoli come percorso di vita, perché è uno sport, come spesso capita negli sport di squadra, che è una piccola palestra che ti allena poi alla vita che avrai. Hai avuto un maestro o dei maestri di vita che hanno fatto quello che tu hai appena finito di dire? Cioè ti hanno ascoltato, ti hanno lasciato parlare, ti hanno lasciato sbagliare, non ti hanno mai criticato prima che tu facessi una cosa e poi hanno detto: Davide, non so, parliamo di questo dopo, non prima. Non ti hanno messo davanti il carro ai buoi. Hai avuto qualcuno che ti ha dato un'ispirazione o ha un modo di fare che tu quando lo guardi dici provo grande stima nei confronti di questa persona perché lui ha una visione della vita diversa magari da tanti altri che sono più orientati a criticare prima magari di iniziare. Mm-hmm. Hai qualcuno nel mondo tipo artistico piuttosto che nel tuo lavoro? Mm-hmm. Hai qualcuno proprio che ti riesce a ispirare e che soprattutto conosci di persona con cui hai un confronto? Assolutamente sì. Anzi, che penso, no, questa domanda è perché mi vengono quasi i brividi a pensarci, perché è una domanda fondamentale, perché secondo me in pochi hanno questo tipo di persone con cui riescono a sviluppare un discorso che va oltre i giorni nostri. Uno potresti essere anche tu. Vabbè, adesso non esagerare. Sì, un maestro che mi ha insegnato, con cui ho un rapporto tuttora incredibile, si chiama Silvio Costa. È un ragazzo di 60 anni, anzi forse ne ha qualcuno in più, 62 credo. E dopo ricordati che questa cosa che hai detto, ragazzo, poi la riprendiamo. Ok. Si occupa di comunicazione, è un collega. Quindi fa un po' il tuo lavoro, no? Non è un grafico, ma si occupa di comunicazione in senso un po' più ampio del termine. Quindi sui social, sulla TV, su... No, sui social non tantissimo. Lui si occupa di comunicazione, la grafica è una parte della comunicazione, è solo la parte esecutiva di alcune cose. La comunicazione è come un'azienda o come un'impresa comunica come con il mondo, attraverso i segni, attraverso il modo con cui quindi lui la scrive. La propria professione. Quindi. Sì, okay. Sì. Ed è qua vicino? Reggio Emilia. Reggio Emilia. Guarda caso, emiliano romagnolo. Guarda caso. persona strepitosa, una preparazione con una persona con una preparazione tecnica, culturale e di vita vissuta. Avanzata. Incredibile, un grandissimo appassionato di fumetti. E l'ho conosciuto un sacco di anni fa, perché avevo un altro maestro, che adesso purtroppo non c'è più, che ci ha messo in contatto. Ci siamo incontrati nello studio di questo nostro collega comune, sempre a Reggio Emilia. Lui si presenta con un Porsche Super, un abito con le bretellone, col sigaro, personaggio brass. Più o meno, una specie di Tinto Brass, però con la cadenza fioreggiana. Io stavo presentando un progetto di un piccolo loghetto e lui non ha detto niente di particolarmente significativo, ha detto due cose. Quelle due cose erano dette con una delicatezza, con una conoscenza della materia e con una visione che andava oltre la critica o l'appunto, che mi ha aperto la mente. E da quella volta, da quel giorno, abbiamo collaborato in tantissimi progetti. È stata una piacevolezza che hai sentito nelle tipo sensazione, non so descrivertelo. Hai colto che in quel modo lì di parlare c'era una persona dietro che insomma sapeva di più. Sì, esatto, sapeva di più però te l'ha detto in maniera completamente senza livello, no? Sotto. Esatto. Quello io penso che io invidio tantissimo quello. Brividi perché quello mi fa piacere. È un modo di
di interagire con le persone che io nella mia vita ho trovato pochissime volte. Mm-hmm. Persone infatti, che si mettono a un livello, quello che ti dicevo prima, di ascolto, che secondo me sono rarissime quelle persone lì, e quando uno ha la fortuna di averle, secondo me ha fatto 13, come una volta si faceva 13 o 6 al Super Enalotto, no? Perché sono pietre miliari di una vita, cioè non so, assolutamente. È come avere sempre pronto il disco più bello che puoi ascoltare, la tua canzone, la tua emozione preferita, no? E nelle persone è più difficile, perché sai, quando tu ascolti una canzone ti arriva indietro quello che ti dà quella canzone lì, ma quando parli con una persona, la persona cioè, a volte sbaglia, a volte dice, quindi insomma avere la fortuna di conoscere maestri di vita, no? Secondo me è una cosa che potrebbe essere fondamentale appunto anche nello sport, no? Quando si incrociano delle cose con... Io ho notato che qualcuno dava molto di più, qualche ragazzo tirava fuori dal cilindro cose impensabili quando incrociava, no? Un allenatore che credeva in lui, oppure nascono delle cose belle quando uno parla e dall'altra parte magari sembra che nessuno ti ascolti, ma tra quei 20 persone lì c'è uno che coglie, no? Quindi secondo me tu sei adatto a questa cosa qui, quindi tu non ti devi assolutamente fermare mai di buttarmi come entri sempre dentro delle novità, perché sembra che a volte uno non ascolti, no? Quindi invece secondo me poi si va a cogliere una cosa che poi magari resta lì e poi fermenta, no? Come il vino, e diventa buono. Te poi sei diabolico in quel senso, perché uno parla, dice due cose, dopo una settimana... Io prima ti parlavo... Sai quella cosa là? Io ti parlavo di ragazzo, no? Perché secondo me tu hai la ricetta giusta per rimanere ragazzo anche quando il corpo avanza. Io ho sempre visto in te questo. Sì. Cioè, secondo me ci sono delle persone che arrivano, fanno la loro vita, no? Quando arrivano a 70 anni, 80, cioè hanno l'età sia mentale che fisica che gli corrisponde, no? No, capito. Invece tu hai un'età che non è insieme al tuo corpo, cioè, quindi io ti vedo cioè, che quando sarai invecchiato come corpo ti vedo ancora così, non so se riesci a capirmi. Sì, forse ho capito. Però cioè, io questa cosa qua... Non so se il corpo è d'accordo, però... questo brio, questa vivacità mentale, questa volontà sempre di andare alla ricerca, secondo me ti farà rimanere sempre un eterno giovane. Okay? Quindi anche adesso che ti stai cimentando nel tennis... Il titolo di una canzone. No, giusto. Sì. Come me ne parli, mi sembra di parlare con uno che ha, insomma, un ragazzo, capito? che ha magari il brio di uno adulto, però cioè, come ti approcci, quello che chiedi, quello che vuoi sapere, cioè, è come uno che è lì che ascolta perché vuole imparare a giocare a tennis, ha quanti anni? 53. E questa cosa qua è una grandissima cosa. In che anno siamo? Nel 2024. 54. 4. Già fatti. Sì. Già fatti. A febbraio. E quindi fai il passo indietro. Eri così quando eri ragazzo? Curiosità. Sempre, no, sempre per, sai, per finire l'opera della parola ragazzo. Mm-hmm. Quando eri ragazzo, cioè quando avevi l'età di tuo figlio, no? Mm-hmm. Eri così? Eri sognatore maledetto? Eri qualcuno che diceva non me ne frega un cazzo, io voglio fare quel cazzo che ho in mente io, non mi interessa niente degli altri? Oppure eri uno che aveva grandi sogni, ma sapeva, come stai facendo adesso, rispettare gli altri? Perché non ti ho mai visto, tu mi hai sempre parlato di mille cose, ma non ti ho mai visto andare oltre, no? Cioè, ti sei sempre approcciato nelle tue cose che hai fatto, sempre con l'umiltà giusta. Cioè, non l'ho mai visto, una volta che mi hai detto, quello non capisce un cazzo, capito? Mi hai sempre detto, vado là, provo, vedo, poi ti dico. Ah, okay. Eri già così da ragazzo o sei cambiato? Difficile dirsi, perché ho dei ricordi, ho dei lampi, mm-hmm. Non ho una consapevolezza sulla mia giovinezza così lucida. Mm. Quando ero ragazzo avevo nella musica, nella grafica, avevo due momenti che mi facevano
mi facevano vivere guardando sempre oltre, mi facevano fuggire un po', no? dalle cose poco piacevoli della vita. Ti incuriosivano tantissimo, cioè ti tenevano attaccato. Esatto. Staccato, attaccato insieme. Okay. Mi tenevano. Nel senso che nei momenti di difficoltà mi tenevano in vita. Mm-hmm. Il suono di una chitarra, di un assolo, di Jimmy Page poteva avere un'influenza sul periodo che stavo vivendo, quasi determinante. Okay? Sì. Così come il carattere disegnato da Neville Brody per un album dei Depeche Mode mi davano la sensazione che ci fosse tutto un mondo da scoprire e mi tenevano distante dalle cose poco piacevoli che ho vissuto nell'adolescenza. Quindi ero molto diverso, ero diverso da come sono adesso. Mi hai chiesto la domanda, era ero diverso, avevo forse il tratto comune, era la grande curiosità verso imparare qualcosa sempre di che non sapevi prima, cioè, la novità, andare in profondità, ma non la novità, la profondità. In quanto novità. Cioè, una volta capito una cosa, volevi andarci proprio dentro, piedi pari. Sì, se c'era una cosa che mi entusiasmava, che mi emozionava, ecco, mi veniva. Se c'era una cosa che mi emozionava, Hai dei ricordi, gli episodi, cioè, ti faccio un esempio. Io quando ero ragazzino conoscevo a memoria anche le squadre che giocavano in Serie C. Cioè, io, se uno mi chiedeva chi sta giocando nell'Licata stagione 82-83, io partivo e la sapevo. Non volevo essere chissà chi, era di un piacere estremo mio. Ti piaceva? Era una cosa mia. Cioè, non me ne fregasse uno diceva guarda che era proprio perché a me ero appassionato vero della storia del calcio, quindi insomma a me piaceva sapere anche le formazioni degli anni 30 per dire. E avevi qualcosa tipo non so legato alla musica, cioè qualche gruppo o qualche legato alla musica o spostiamoci le storie no però cioè, avevi il tuo gruppo preferito con cui sai Vita, Morte, Miracoli, o so che sei andato, è un disco che hai solo tu, hai non so qualcosa che hanno scritto che sai solo tu. Ho un disco che ho solo io dei Pink Floyd, perché era... Vedi che ci siamo arrivati. Però era una tamarrata, perché era un disco che ho comprato a Firenze, era un bootleg, quando c'erano i vinili ai nostri tempi, e c'erano i bootleg che erano le versioni ufficiose, quindi non erano quelle ufficiali. Non il lato B. Qualcosa ancora diverso. Era le fanzine, le riviste non ufficiali, controcultura. I bootleg erano delle versioni ufficiose di alcuni vinili, magari erano concerti, magari erano delle versioni in studio alternative che non venivano pubblicate perché la casa discografica non era d'accordo con il suono. Okay. Firenze compro. Ci sono ancora adesso queste riviste o questi particolari. A Londra ci sono ancora. Esistono, sì. La controcultura di queste cose. Nasce da Londra. A Londra nasce e. Da Londra. No, io ti giuro che non ho mai visto o sentito niente. Le fanzine. Convinto di scoprire una cosa che nessuno aveva scoperto, perché la copertina non l'avevo mai vista. Ecco, una cosa che mi appassionava erano le copertine dei dischi tantissimo. La grafica, dice. La grafica e anche le informazioni. Quello che veniva scritto chi dietro. Chi suonava. Okay. Chi aveva aiutato gli arrangiamenti, quelle robe lì. Soprattutto il produttore. Il produttore. Il direttore, il produttore esecutivo, il produttore è quello che produce il pacchetto, il produttore esecutivo è quello che è in studio di registrazione che cuore i suoni. Okay. Ho fatto un periodo che conoscevo quasi a memoria, anzi a volte sceglievo i dischi, non in base ai musicisti, ma chi produceva quel disco. Top.
Nada adesso è a Londra, sta facendo un nuovo disco, sì, e sta registrando in uno studio di registrazione dove registravano i Beatles. Sì. È andata là per quel motivo, sì, 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 non perché lo... per quel motivo. Ed era una figata pazzesca perché riuscivi a capire, sì, il modo con cui uno strumento veniva registrato. In base allo studio, quindi. Esatto. Cioè, a chi lo stava, diciamo, utilizzando. Esatto. Okay. E c'è un produttore nel jazz, soprattutto, dove una casa discografica, credo la Blue Note, ha fatto una serie che si chiama Rudy Van Gelder Edition. Sì. Lui era un produttore esecutivo, era un genio. Sì. Ne ha passati tanti e hanno raccolto quello che lui ha fatto con questi artisti. Esatto, esatto. Magari metteva la tromba dentro, in un dentro contesto, a una stanza distante per capire quel suono. Sì, sì, sì. E la, sì, mi si è aperta questo mondo quando sono usciti i primi Walkman. Sì. In cuffia, la stereofonia, sentire i suoni a destra e a sinistra, sì, che le sfumature. Esatto, io ho sempre avuto uno stereo che era un catorcio, sì, mono, sì, e anni, metà anni 80, i Led Zeppelin, sì, i Led Zeppelin, li ho ascoltati per una vita con uno stereo mono, sì, quando li ho ascoltati nelle cuffie, ho scoperto che Jimmy Page faceva addirittura 12 sovraincisioni di chitarra. E io passavo... Si è aperto il mondo... Passavo le giornate, quasi le giornate, a capire da dove arrivavano le 12 chitarre, certo, a distinguerle, sì, separarle, poi metterle insieme come faceva lui. Sì. Questa è una cosa magnifica, perché a livello artistico è lì che si va a cercare il piacere del perché ti piace quella musica lì. Qua siamo proprio avanti, diciamo. Cambiando... E sai cosa farei? Sì? Se potessi avere il potere di cambiare le cose con uno scrocchio? Mm-hmm. Adesso che la musica digitale è diventata di uso di tutti, comune, mm-hmm, quando tu ascolti un file Spotify, piuttosto che le piattaforme più conosciute, o anche manualmente un file MP3, mm-hmm, a me piacerebbe avere la possibilità di chiedere con un tasto le informazioni su chi sta suonando in quel brano, chi l'ha registrato. È già un'app in mente. Ah. Altro che Shazam. Adesso fa le... Shazam per 10. De no altri. Sì, ma moltiplicato per... E mi sposto di una virgola, il tuo attore o i tuoi tre attori preferiti, uomo o donna, lo stesso. E di conseguenza i tre film. Allora, Robert De Niro, sì? Matt Damon e John Belushi. Questo non me lo aspettavo, Matt Damon non l'avrei mai detto. John Belushi sì, per motivi legati anche alla musica. Ah sì, sì. Robert De Niro perché è un mostro, giusto? Robert De Niro perché mi ha sconvolto la vita quando ho visto C'era una volta in America, film a cui sono legatissimo. È uno dei film, è uno che... di quelli che sapete, cioè, okay, volendo, se lo riguardo, se lo passano, lo guardo. Dimmi gli altri due. Matt Damon, i film. Sì, tanto che no, perché C'era una volta in America, se c'è in TV ti fermi, lo guardi. Sì. Gli altri due? The Blues Brother. Sì. E l'altro è Il Grande Lebowski. Anche quello. Fratelli Coen. Ma su perché? Spettacolo. Sì. Anche quello lo riguarderei mille volte. E i tuoi due o tre gruppi o solisti come cantanti preferiti? È un bel casino. Che immagino. Lì si allarga tanto. Forse già diventa complicato perché è una cosa che ogni tanto faccio. Qual è il mio chitarrista preferito? Okay, e poi è un casino perché la lista si allunga, sì, tantissimo. Non è facile risponderti. Lasciamo perché c'è un mondo. Potresti cioè, anche non rispondere. Però potrei dirti così, The Core, i Led Zeppelin, Miles Davis, i Clash, i Pink Floyd. Insomma, ho sparato altino, dai. Facciamo Pino così. Daniele. Facciamo così. Qualcuno che è stato sottovalutato da tutti e che ti piace tanto come cantante. Come cantante? Sì, cantante o cantantessa, insomma, nel senso di uomo o donna. Qualcuno che, sai, non è sulla bocca di tutti, ma che ti ha sempre
dato qualcosa a livello, non so, di testo emozionale o di canzone, musica emozionale? Ci sono alcuni musicisti, c'è un chitarrista, c'è cantanti, quelli che adoro sono personaggi che hanno avuto, secondo me, quello che meritavano. Forse Samuele Bersani poteva avere di più di quello che è, secondo me, da un certo punto di vista, sì, perché è ancora un po' un oggetto un po' misterioso per tante generazioni lui. Nada, cantanti, sì. No, Nada è un personaggio che ha dato tanto e non è stato magari... che sta dando tanto, ed è questo, secondo me. Adesso Nada cos'ha, circa 60 anni? Più di 60 e sta facendo dei progetti strepitosi. Quindi adesso lei... gli ultimi tre progetti sono di una bellezza. Si sta godendo la sua... cioè, lei sta facendo la sua, l'artista. Cioè, un artista. Lei sta facendo quello che la vuole, con chi vuole. Il top, sì. E spesso e volentieri ha fatto come Miles Davis, che cercava i talenti più brillanti del momento e cercava di valorizzarli, di prenderne anche la spiritualità e la parte emotiva. Cioè, quando non voglio fare mettermi nelle sue, cioè, io credo che lei va a un concerto, vede un gruppo che gli piace, a fine concerto va là e gli dice: e ragazzi, tra un paio di mesi devo registrare, venite con me. Sì. Sparando, però io me la immagino così lei, sì, con questa libertà. Io non ha un vincolo di una casa discografica. Faccio una domanda, quando ad esempio parlo di me, io quando vado a un concerto sono, diciamo, non sono in movimento, cioè a me piace guardarlo da fermo, quindi insomma non mi muovo, non ballo, non mi lascio trascinare, però dico sempre a chi mi è vicino che la musica è dentro di me, cioè io sono molto rock, mi sento molto rock, no? E a me piace tantissimo guardare gli elementi, cioè non il cantante, cioè come si muovono gli altri in funzione del cantante. Cioè, ti succede questa roba? Sempre, qui? Nel jazz c'è un libro bellissimo. Cioè per me l'alchimia, cioè non so, viene sempre dal gioco di squadra, quindi mi piacciono più i gruppi magari che il solista, però anche il solista quando canta, suona Vasco Rossi per dire, o Ligabue, attorno a sé hanno dei musicisti, Zucchero, hanno dei musicisti. Vasco Rossi, secondo me, è il massimo esperto mondiale di chitarristi solisti. Quelli che hanno suonato con lui sono il top. Sì. È Michael, ecco, uno che non ha avuto quello che meriterebbe di avere, è un certo Michael Landau. Lui ha suonato in Angeli. Esiste Angeli, sì, sì, sì. Quella che ha dedicato a Riva, no? Bravo. Quello che cantava, che è morto. Michael Landau suona da solo in quel pezzo lì. E una cosa che mi fa proprio dire ok, ho pagato il biglietto volentieri, è quando tra di loro, con cenni del capo, delle cose così, si fanno segno che ok. Cioè, quella cosa lì per me è il top del concerto, non so perché, però quando vedo che tra di loro hanno quella smorfia, sorriso, che le robe stanno andando bene, che si fanno un cenno che è tutto ok, quando la riesco a cogliere starei lì, non so, ancora a riascoltare ancora il concerto. Io lo chiamo interplay, cioè non io. Si chiama così? Ho scoperto l'interplay. Quella cosa lì è... l'interplay lo e ho avuto la fortuna di viverlo rarissime volte, proprio forse la conto su una dita di una mano, anche in campo quando allenavo, ho avuto la fortuna di avere l'occasione di essere dentro un interplay, e penso che io anche giocando ho fatto qualche gol, e quindi quando fai gol è il massimo dell'emozione, ma l'interplay è 10 volte più di un gol. Quindi chi l'ha credo provato anch'io, penso che possa capirlo. Credo anch'io. Però quando c'è la massima alchimia e le cose stanno venendo e ti stai divertendo, cioè lì c'è tutto il segreto della vita insieme, perché non sei da solo, hai bisogno degli altri, hai alzato il livello grazie agli altri, tu da solo non saresti mai arrivato a vivere una cosa così intensa. Una squadrettina italiana di pallavolo, Italia, sì, Velasco, questa sì, cosa qua. Sì.
parliamo ogni tanto insieme. Sì, infatti si va a cercare, secondo me, questo... E lo capisci? Lo capisci solo se sei secondo lì. Secondo me lo capisci. E quando ti rivolge qualcuno a dire che è successo, è già tardi. Sì, non riesci a definirlo, cioè ce l'hai solo dentro di te. E nella musica, soprattutto jazz, quando guardi io quando vado a un concerto, sì. Gli sguardi, il modo con cui si cercano, sì. il rispetto con cui suonano. Sì. Forse nel jazz quello è la massima potenza. Esatto, no? E soprattutto nelle formazioni in trio, che è un po' un classico, no? Pianoforte, contrabbasso e batteria, mm-hmm. Ci sono stati pochissimi tri che hanno segnato delle epoche musicali, e quando succedeva hanno prodotto dei capolavori disumani quasi, perché non era il pianista che suonava con il batterista, sì, e era quello che non era il batterista, erano loro che diventavano un embrione unico. Ci siamo arrivati a definire un attimo di bellezza assoluta. Cambiamo discorso, sei pronto? Quando vai al ristorante, mm-hmm. Come ti approcci? Quando hai davanti la carta che devi ordinare, non so, una cena, come fai? Ti affidi al caso quando vai in un ristorante? Allora io... Oppure sei quello che manda indietro i piatti? Oppure sei quello che fa un no, po'... No, mi vergognerei da matti. Che fai un po' lo schizzinoso col cameriere? Io cerco... Com'è il tuo modo di mangiare quando sei in un ristorante? Allora, credo... Cerchi di andare, non so, nel tavolo in fondo perché vuoi che stare in intimità, oppure è lo stesso? Preferisci... Credo di avere una predilezione per i posti meno appariscenti. Mm-hmm. I posti... sì, quelli non quelli modaioli. Più, quelli esatto, mm-hmm. quelli più veraci, no? Magari l'osteria, quella che è lì da un po', esatto. Mi piace quello, sì, mi piace l'oste, quello un mi po' piace l'oste casareccio. Che viene, racconta, uh-huh. Quindi a Roma saresti al top. Sì, credo di sì. Ti è capitato di andare in qualche osteria romana dove c'era l'oste vero e proprio? No, non è capitato. Secondo me erano un po' finti quelli che ho incontrato io a Roma. Non è capitato recentemente. Ah, sì? Sì, sì, è bello, veramente. Sì, tanto sì. E invece il menù. Cioè, non so, secondo me il modo con cui uno comunica attraverso il menù, vabbè, sarà che... Cioè, mangi veloce, ti piace, o se no vai alla ricerca di una cucina particolare, ti piace, non so, la thailandese piuttosto che la cucina di carne, di pesce? Non credo di avere una cucina... Niente. Ho avuto per un lungo periodo una passione sì. per la cucina messicana, sì. in gioventù soprattutto. Non credo di non avere. Quindi vai, insomma, secondo non sei difficile. No. Cioè, ti piace comunque provare. Forse la cucina regionale, cioè la cucina dei territori, mi mm-hmm. piace. Cioè, quando sei in un territorio ti piace provare la roba che, esatto, che c'è lì. Mi piace la cucina del sì. territorio, come nasce. Birre so che, insomma, lì ti piace come bevanda, sì. ma sul vino invece, quando ti arriva davanti una carta vini, mm-hmm. come la scegli? È un casino, perché... Mm-hmm. Cioè, ti fai consigliare o dici, no, il bianco col pesce, cosa fai? Mi faccio consigliare. Mm-hmm. Mi faccio consigliare, e da come ti consigliano, secondo me, si capisce tanto del posto. Ok, quindi lo usi un po' come specchietto. Sì, esatto. Ti dai indietro un po' mia, quello mi, che sono mi loro. Arriva, esatto. Sì, così come anche il menù. Sì, sì. Il modo con cui uno comunica attraverso poi sei uno che mette la recensione alla fine o c'è andata bene, male, lo stesso? Mai fatto in vita mia. Bene. Ti apprezzo tanto. E mai lo farò. Ho messo qualche volta qualche stellina su Google, mi sono pentito amaramente. Si può togliere. Però non ho mai scritto. Mi hai dato uno spunto, grazie. Bene, dai, allora, insomma, io ti dico che è stata stupenda questa chiacchierata qui, insomma, di una piacevolezza enorme. Davvero, cioè, grazie. E allora, nel podcast ufficiale chiudono facendo una domanda, no? Di come... Io ti chiedo semplicemente se hai qualche progetto che davanti a te, che lo stai per prendere a 4 mani, 10 mani, 20 mani.
e lo stai per far tuo, oppure sei in un momento di devi pensare, non so, a qualche cosa che arriverà più avanti, o stai proprio facendo il salto come quando hai fatto, non so, che sei diventato presidente del Pegonaga, piuttosto che. È un periodo che sto ritrovando l'entusiasmo per fare il mio lavoro e nello specifico per i caratteri font, lo studio dei font per costruire comunicazione Sì, tramite per i insomma. clienti, Sì. per i committenti, perché sono un po' come l'etichetta di un vino, sono un po' come la personalità di un essere umano, i font, un po' come danno un po' il ritmo. Quindi tu dici che uno sceglie un font e in base a quello un po' si capisce il suo tratto. Secondo me sì, Sì? secondo me il font. È uno specchio un po' di. Allora, tu considera questo, che quando l'IKEA ha cambiato font del loro catalogo, il catalogo IKEA è uno strumento quasi venerato, no? Anche negli anni Più 80. del postal market. Dopo il postal Quasi. market c'è il catalogo IKEA, Ok. prima ancora c'era il postal Sì. market. Dopo il postal market c'è il catalogo IKEA. Il catalogo IKEA ha utilizzato per anni e anni e anni un font che si chiama Futura. Quando hanno abbandonato questo font e hanno optato per un font Diversi. di una banalità incredibile, un gruppo di grafici in giro per il mondo hanno creato un'associazione per combattere il catalogo IKEA, la scelta dell'IKEA di usare questo font. Ma ci sono stati dei riscontri negativi col catalogo nuovo? Sì, Sì? sì, sì. Cioè anche come clienti Non so, non si però sa, però c'è hanno stato questo. designer hanno deciso di non prendere più prodotti IKEA perché hanno cambiato il font. Questa cosa è incredibile, cioè Se ci pensarla pensi, così. pazzesco. Sì. E il futuro sociale social dei ragazzi? I ragazzi Cioè, tu dici della la nuova generazione che viene generazione. dopo di noi, secondo te, Allora, secondo me hanno cosa di deve fronte. affrontare tra qualche anno? Secondo me devono. Non lo so quale devono affrontare, non credo di saperlo. Io penso che i ragazzi abbiano davanti delle opportunità che noi non abbiamo avuto, perché hanno degli strumenti che non sono esistiti prima, non esistevano, e stanno nascendo strumenti che possono davvero cambiare il mondo con pochi strumenti. Se tu pensi che un ragazzo può creare un'app che può sconvolgere il mondo della ristorazione con un codice, se tu pensi che un ragazzo o una ragazza possono cambiare il modo delle persone per volare e per viaggiare in giro per il mondo, questo secondo me può essere per le nuove generazioni un'opportunità e anche un grande problema, perché hanno di fronte un universo talmente vasto che ci si può perdere. Per cui credo che la difficoltà maggiore sia quella di riuscire a trovare un po' la propria via, no? Tu vedi ancora, non so, Nell'universo. un ragazzo che a cavallo dei 25-35 anni entra in un negozio, in un'enoteca e abbia il piacere di rimanere lì a chiacchierare, stare lì con il suo gruppo di Secondo amici. me Cioè, ci sono, ma sono pochi. tra qualche anno secondo te questa cosa tornerà un po' di più? Perché io, ad esempio, nel mio breve periodo posso dirti che vedo avanzare poco. Una volta dopo la nostra generazione, che ha ancora il piacere di stare lì al tavolo, chiacchierare, stare un po' in compagnia, i nuovi ragazzi vengono, ma non sono, cioè, tra di loro comunicano pochissimo, mentre noi invece fiumi di, cioè, stai lì, parli, parli, poi dopo magari ti accorgi che è tardi, no? E loro invece no, questa cosa qui non ce l'hanno già, oltre che essere meno, cioè vedo magari, non so, la coppia, ragazzo e ragazza, perché i due morosini magari cercano l'intimità di un tavolino, di stare un po' in compagnia, però
la chiacchiera, quella fatta per cercare di cambiare un po' il mondo, no? O le cose che non vanno bene nei locali pubblici non la vedo più, ed è una cosa che vedo quando i gruppi, anche dei ragazzi che si trovano dopo l'allenamento, no? Dopo che hanno fatto allenamento vanno a mangiare la pizza, cioè stanno lì quella mezz'ora, quell'oretta giusta per mangiare la pizza, ma poi si dileguano. Invece io mi noi invece facciamo parte di tipo ancora, non so, vai a giocare a tennis, dopo c'è la cena, si va a cena, si sta a cena e poi si va a casa quando c'è finito, no? Assolutamente sì. Quella cosa lì, cioè non so, cosa cioè, dici? Io dico che questa cosa sta penetrando anche nelle nostre generazioni, mm-hmm. non solo nei ragazzi. Sì. Io vedo anche i nostri coetanei, vedo ragazzi di una volta che sono già intossicati, secondo me, da questo modo di comunicare poco positivo, poco. E i ragazzi dell'età che tu hai appena indicato, io non sono molto ottimista da quel punto di vista, anzi, sono un po' preoccupato perché. Quella cosa lì un po', secondo me, sta cominciando a far pensare le nostre generazioni, se c'è qualcosa che forse è da correggere, però mi sembra anche di andare contro un mostro troppo più grande di noi. Non so, io mi vedo un po'. Il coraggio non mi è mai mancato, ad esempio, però. Io con i miei figli ho. Dirti che riusciremo, no, a fare un attimino, correggere, far tornare le cose magari un po' più umane, ecco, a discapito di quello che è extra umano, no? Mm-hmm. E secondo me è un'impresa titanica, ecco. Ah, sono d'accordo. Anche perché ti ritrovi da solo, cioè magari tu vuoi fare anche quello che vuole cambiare le cose, ma come tutte le cose, quando passi dalla parte che sei solo tu, anche i tuoi figli ti vedono come magari, ma perché io no rispetto, no, alla massa, che è quello che mi ricordo. Io ad esempio nella mia età c'è stato un periodo che le Superga erano sui piedi di tutti, no? Quelle bianche, io non ce le avevo e soffrivo un pochino il fatto di non averle, mm-hmm. capito? Certo. Perché volevo immedesimarmi nel gruppo, no? E quindi adesso io mi metto nei panni di adesso, se un ragazzino non lo accompagni nella tecnologia moderna, lui ti può dire, ma perché, no? Io che, cioè, perché è proprio io, no? Visto che gli altri vanno così. Fargli ragionare, si può fare, si deve fare, si deve cercare di capire il perché certe cose succedono o non succedono, però vedo che comunque il fuoco si spegne molto alla svelta, mentre invece dentro di noi covava, cioè, hai capito? Non era un fuoco di paglia, era proprio, cioè, una presa di posizione, invece adesso anche la presa di posizione manca. D'accordo. Cioè non hai grande ostilità contro, ecco. Credo che l'essere da solo è quello su cui questi brutti mostri, no, di queste multinazionali puntano, su quello, mm-hmm. sul farti sentire isolato. Tu che magari riesci a intravedere, un po' come Matrix, no? Che attraverso il caos riesci a vedere invece in modo molto lineare, quando tu vedi in modo molto, molto lineare che Houston abbiamo un problema, sì. Houston si accendono i campanelli e allarmi e sei. Dice interveniamo con tutti gli altri che dicono ma tu sei diverso, ma tu perché papà sì. Perché me le non a te non ti è mai capitato di entrare in una azienda o conferenza dove c'è questo modo di ragionare aggressivo? Sì, mi è capitato, sono uscito dopo 5 minuti però cioè, quando eri lì hai detto ma sono su un altro pianeta, cioè, come, oppure quando hai guardato le persone che stavano lavorando in quel settore lì, hai provato a darti una spiegazione, cioè, non, per dire lo faccio per i soldi, lo faccio non me ne, perché comunque cioè, per me quello è un modo di fregarsene, no, di quello che lasci agli altri, capito? Proprio di dire non me ne frega un cazzo, io basta che giro con la mia macchina bella, che ho il mio stipendio e via andare, no? È così. Cioè, hai toccato con mano questa cosa qui? Ho toccato con mano, cioè, ho avuto una sensazione infatti, ti è venuto un po' molto brutta, mm-hmm. un vuoto. Però hai provato a metterti nella testa di uno che ragionava così?
non sono mai riuscito. No, perché magari uno dice: sì, ho provato, va bene così, certo, cioè, nel senso che questa è la vita, me ne frego. Non sono riuscito a capire. Quindi sei visto un po' com'è. Io sei entrato in un film del futuro. No, però non ho capito. Ho provato a mettermi nei panni di, però non ho capito. Sei andato via subito? Sì. Non ce l'ho fatta. Mi sono impegnato un sacco, ma non ho capito come mai stai lì e te ne freghi di tutto. Altamente di tutto. Esatto. Quella cosa lì è una cosa che rimarrà per sempre un po' per qualcuno un problema. Assolutamente. Però, ti ripeto, secondo me il fatto di rimanere da solo fa gioco forza per il sistema, se così vogliamo chiamarlo, no? Tendono a isolarti per costruire questo impero di persone poco pensanti, okay, e molto ben vestite. Sì, insomma, quella cosa lì mi spaventa, cioè mi dà un po' da fare. Bene, dai, quindi un sogno per il futuro? So, anche a livello sportivo, qualcosa che vorresti che succedesse in una comunità comunque, diciamo, relativamente piccolina come può essere il Pegoniaio, anche se ultimamente ci si può anche allargare, cioè nel senso che si potrebbe anche andare a progettare in maniera un po' più organica. Un sogno potrebbe essere quello di rendere lo sport un elemento sociale per i ragazzi. Secondo te, facciamo un esempio. Se ci fosse una società che sport, anche multisportiva, no? che indirizza non immediatamente a uno specifico sport e possa portare nella sua struttura gratuitamente, no? il bambino. Cosa dici? Potrebbe essere un'idea futura. È un'idea cioè, sai che adesso, esempio, è un'idea che c'è, vai in, vai in società, alcuni, paghi la quota, esatto, no? Certo, e tu dici, certo, ok, mi dai 300 euro all'anno, no? E noi ti facciamo l'assicurazione, ti diamo il kit e con questi soldi qui facciamo andare avanti le cose. Tiri via la quota, ok? Quindi non fai pagare nulla, gratuito, e non specializzi. Cioè tu apri al mondo sportivo. Il mio sogno. Ok. Potrebbe essere un sogno anche quello. Assolutamente. Realizzabile secondo te? Secondo me sì. Sì. Anche in un paese piccolo? Secondo me sì. Secondo me sì. Devi trovare poche energie sane che ti circondano e si può fare. Secondo me si può fare anche in un contesto, anzi forse è più facile in un contesto più piccolo. Più piccolo piuttosto che grande. Secondo me sì. Sono situazioni che io ho visto tipo? Anche nei paesi nordici. Ho visto una case history di un paesino, non mi ricordo se era norvegese o svedese, di circa i nostri abitanti, guarda, un po' più grande, dove i ragazzini provavano tutti gli sport, tennis, calcio, hockey. La struttura societaria com'era? Una polisportiva, dice, no? Si erano tante piccole società che avevano formato tra di loro una specie di polisportiva, però che le univa era, in quel caso era l'amministrazione comunale, okay? Che aveva pensato a un percorso di questo tipo. I ragazzi provavano a fare tutti gli sport in modo gratuito. Cioè, ci sono già queste cose. Ok, e lì era tipo, non so, era l'amministrazione era che metteva i fondi. Sì, quindi non avevano bisogno di sponsorizzazioni. Avevano anche sponsorizzazioni, immagino. Però non c'era. Io credo che. Era una regola che era stata calata dallo Stato, cioè tipo, non secondo, so. Se come ho capito, sì. Ok, quindi era stata agevolata un pochino. Sì, esatto. Perché adesso qua in Italia non esiste un'agevolazione di questo tipo. Anzi, adesso se vuoi fare un po' di sport devi pagare una quota, paghi, di città, che è uno scandalo. Anche perché se tu pensi al beneficio che ne potrebbe anche ricavare il sistema sanitario nazionale, da questo in Olanda, hanno dimostrato che
delle persone che praticano sport stanno meglio, è una banalità, però lo si dice da una vita. Io mi ricordo che lo dicevano anche quando ero piccolo. Ah sì, è una banalità incredibile, non ci crede nessuno, però nessuno lo fa. Lo so, anche questa cosa qui è un bel macigno, no? È il fare. Ecco, noi credo che abbiamo questo problema qui come nel nostro territorio, che manca il fare. Il fare, sì, però insomma penso che sia una cosa da studiare bene e che sia per pochi, nel senso che chi l'amministra, chi la fa, sono pochi, e dopo hanno bisogno di tanti e di far giocare, quindi qua torno a quel personaggio che mi hai detto prima, cioè non c'è bisogno di uno che ti dica per filo e per segno, cioè la cosa va preparata prima e poi lasciata fruire. Fluidificare, però la devi guardare sugli occhi degli altri, non la devi guardare perché devi dire a tutti cosa devono fare dall'A alla Z, no? Non devi controllarla. Quindi va preparata prima e poi messa a disposizione di. Ecco, io la vedrai così, però... La devi far fermentare. Sì, no, la devi costruire. La devi costruire con poche regole, no? E poi dopo, un po' come Loris Malaguzzi, no? Quella tecnica lì. Esatto. Ok, ragazzi, oggi abbiamo questo tema qui. Tu cosa dici? Cosa facciamo? No? Partecipazione, no? E quindi grandissima libertà di espressione, però... Anche qua torno ai paesi nordici. Non lo so, io i paesi nordici non li ho mai frequentati e quindi non so dirti la loro mentalità, anche se è così aperta come magari... quel poco che so, no? Torno alla musica. Sì. Uno dei continenti meno conosciuti sono proprio i paesi nordici a livello musicale. Anche a livello di birra. Hanno delle grandissime birre, ma le conoscono in pochi. Sono musicisti, secondo me strepitosi. C'è addirittura un pub in Islanda che è dentro una grotta. Nessuno lo vede, non sa neanche che esiste, però ecco. Apri la porta e sono tutti là. Meraviglia. Ci sono musicisti in Norvegia, tipo che anche il jazz scandinavo è un jazz che ha influenzato tantissimo anche il jazz americano. Non è freddo, però... Anche tutti gli aspetti che dicono sempre che sono popoli freddi. La fregatura quella lì. Vedi, quella lì è fregatura. Vincere gli stereotipi. Mi stavo dimenticando di una cosa che mi piace tantissimo. Noi viviamo, cresciamo tra Pego e insomma nella bassa, no? Su Zara, no? Tu sei originario. Io sono su Zarese. E se chiudi gli occhi, c'è un posto che dici in un'altra vita ero lì e ho passato la mia vita stupenda lì? Esiste? Qualcosa che tu sei stato in giro nei tuoi viaggi. Barcellona. E hai detto qua è il top. Barcellona. Barcellona ti dà quell'idea lì. Sì. Da lì ti dà proprio, ti fa star bene con te stesso. Ti fa star bene. Per una serie di motivi particolari o perché semplicemente ti vedi teletrasportato lì? No, perché quando, secondo me quando vai in un posto è una percezione che tu hai dentro. Lo star bene. Certo. Poi magari... ci torno e non ho più questa sensazione, però quando sono stato ho avuto questa sensazione. Allora, ti dico una cosa molto strong, quello che ti ho chiesto a te, a me è capitato a Berlino, è solo che se tu pensi a com'è Berlino e com'è stata Berlino, incredibile, uno che sta bene a Berlino, cioè vuol dire che non sta tanto bene. Esatto. No, perché io mi sono trovato che sarei stato lì tanto. Per capire come cavolo poteva vivere uno, no? Lì. Incredibile. E mi sono visto quasi a prendermi, non so, le difficoltà, cioè, mi sembrava di aver abitato lì. Certo. Non so perché, forse è una cosa che... Allora, partendo da timido, sei incastrato dentro in un muro e poi dopo ti apri e quando ti apri... potresti rimanere scottato. Beh, bellissima questa metafora, il muro. Perché quando uno si apre dice, ok, sai quando cercavano di scappare, no, da Berlino, certo, e da Berlino Ovest, e poi avevano quattro che cercavano di dirti cosa dovevi fare a seconda della loro politica, no?
E poi erano quelli che ti lanciavano dall'alto per sopravvivere, quindi insomma per dirti. Però quando tu esci da quel muro lì, non è detto che sia tutto più bello, attenzione, No, quindi no, ma è contento. è un timido, questa cosa qui, magari la soffre anche di più di uno che se ne frega, perché lui vive con il rispetto e il timore, no, di creare qualcosa che a qualcuno può dar fastidio, no? Quindi quando esce, alla fine è un dilemma, quindi non è detto che Non è possa scontato. prendere il meglio di romperlo il muro. Dopo, quando leggi che qualcuno l'ha subito il muro, no? Che dici, ok, hanno festeggiato tutti, noi che facciamo vedere Potete le immaginare. felicità, no? Però mi ha colpito molto la foto di un soldato che scavalcò il muro quando ancora non era in piedi, scavalcò la rete, perché prima ha buttato giù la rete metallica, no? Quindi questo ha scavalcato e è partito per andare fuori da Berlino, est, quindi lui è andato verso ovest. E è andato di là, ha lasciato tutti, la sua famiglia, i suoi amici da questa parte, dall'altra parte, a est. E poi però quando è stato a ovest era da solo. Quindi lui ha fatto una vita tragica, nel senso che è diventato alcolizzato, ha avuto dei grossissimi problemi sociali. Quando è tornato indietro, morto di cirrosi epatica, cioè per dirti, no? Quindi questa metafora qui, e tornando a prima, la complessità di Berlino è la complessità di una vita, ecco, tanto per Sì, intenderci. sì, Quindi sì. insomma, questa cosa qua mi ha fatto pensare che io sono un berlinese e quindi io a Ecco, Berlino mi sono trovato dovrò bene. provare anch'io. Sono stato a Barcellona, è magnifica anche Barcellona, né? Quindi insomma si vive tante cose e magari non nello stesso tempo, ecco. Invece il posto Decore? dove non sono mai Ma stato e vorresti? che sento che probabilmente è New York, Ok. e non sono andato, Io ci sono stato, ma non l'ho non vissuto. ti Cioè, è ha stata una fuga. entusiasmato? No, è stato tutto rapido. Una sveltina? Ma sì, che mi ricordo un freddo che io non soffro il freddo, c'era freddo, quindi c'era un'aria che tagliava tra i grattacieli che me la ricordo ancora. La complessità che hai appena evocato è una delle cose che sto, una sfida di alcuni strumenti di comunicazione che Sul sto font sempre. affrontando per Sul font. rendere. No, sono sul fondo, sull'informazione, Ok, sui sull'incastro. dati, su tutti gli elementi, e per renderli Facili. facili, Ok. che è la cosa più difficile, credo. Assolutamente, sì, quello sì. Silvio Costa, quello che ti raccontavo prima, Sì. lui ha sempre parlato con me di semplicità costruita, che sembra un paradosso, ma in realtà è la Cosa funzione che che tutti quelli che fanno comunicazione dovrebbero mettere in pratica per il bene dell'umanità. Quando vai in un aeroporto, per la tua salvezza, se un grafico ha concepito in questo riesci modo, ad andare riesci nella ad parte andare, giusta. esatto. Anche quando ci sono i bagni, devi capire che capita a volte che devi Oppure correrci. negli ospedali. Va bene, io ringrazio Davide, è stato veramente super top. Come mi aspettavo, Grazie okay. Sono ancora arrabbiato perché doveva essere la puntata numero a te. uno, Ah quindi beh, sarei io adesso se dove avessi mantenuto. eravamo in ritardo tutti e due oggi però, quindi spezziamo, no? Va bene. Bene. Grazie mille, Ciao. ciao a tutti.